100 anni fa arrivava a Castrovillari da Spezzano Albanese, proveniente dalla Sicilia, la prima locomotiva a vapore. L'importante anniversario sarà celebrato il 15 marzo alle ore 16 presso l'ex deposito locomotive della Ferrovia di Castrovillari, con un'iniziativa pubblica organizzata dalle Ferrovie della Calabria anche per riflettere sul futuro dell'ex tracciato ferroviario. Una buona pratica, l'ha definita così l'assessore regionale all'ambiente della Basilicata, l'iniziativa Naturarte che si è svolta ogni fine settimana dell'estate scorsa nei parchi lucani, Pollino compreso. Musica, trekking, tradizioni e degustazioni, incontri con scrittori, conferenze, dibattiti, educazione ambientale per valorizzare la natura protetta. Sabato 8 marzo Cassano Lionio, su invito dell'associazione Patrioti Briganti, scenderà in piazza per dire mo basta. L'omicidio di padre Lazzaro Longobardi e ancora prima il triplice omicidio in cui perse la vita il piccolo Cocò indignano e vogliono fare alzare la voce di una comunità non rassegnata e che crede nel futuro. Intanto domani udienza di convalida del fermo di Nelus Dudu, il romeno 26enne accusato di essere l'autore dell'omicidio di padre Lazzaro.